Sì, impari. Come hai detto? Ma dove sei? Forza, fatti vedere, vigliacco! Sono qui, dove guardi? Sono dentro di te. Che cosa? Immagino che tu stia pensando che sono uno sporco parassita, ma non è esattamente così. In effetti non solo vivo dentro di te, ma presto riuscirò anche a controllarti. In una parola, io diventerò te, mio caro. Controllare Vegeta? Nessuno può controllarmi. Visto? Già non riesci più a muoverti come vorresti. Ti dà fastidio, eh? Così noi Zufuru ci prendiamo la nostra rivincita per quello che ci avete fatto. La mia stella d'origine, Plant, era un pianeta meraviglioso. Era ricco, pacifico e tecnologicamente molto avanzato. Poi siete arrivati voi, Barba e Scimmioni, e avete distrutto ogni cosa senza nessuna pietà. Te ne ricordi? Noi Saiyan siamo superiori, doveva andare così. Non abbiamo potuto difenderci contro la vostra smisurata potenza distruttiva. Nonostante i nostri sforzi, alla fine i Saiyan hanno conquistato l'intero pianeta, schiacciandoci come insetti e lasciando solo lo squallore della distruzione. Al di sopra di tutti spiccava la figura di tuo padre, il re. Essendo ormai destinati all'estinzione, abbiamo deciso di costruire una specie di organismo parassita, sfruttando le ultime risorse scientifiche a nostra disposizione. Il re del pianeta Zufuru ha poi innestato i suoi geni in questo organismo, lanciandolo nello spazio con una capsula, in attesa che qualcuno lo ritrovasse. Ma se tu sei quel parassita che ora si sta servendo del mio corpo, perché anche Gotek sembra ai tuoi ordini? Perché sono entrato in lui prima di entrare in te. Vedi, il fatto è che dopo essermi trasferito in un corpo, io vi deposito un uovo che a sua volta si sviluppa nella creatura che lo ospita. Giusto, Gotek? Sì, e quando questo uovo intacca tutte le cellule, comprese quelle del cervello, l'individuo è costretto ad obbedirmi. Sei solo uno sporco insetto. Ti espellerò dal mio corpo, vedrai. Mi spiace, non ci riuscirai. Continuerò a riporre le mie uova in tutte le creature viventi su questo pianeta e nell'intera galassia. E alla fine sarò io il padrone assoluto dell'universo. Arrenditi, Vegeta. Tu, Gohan e Goten, diventerete miei schiavi per sempre. Che soddisfazione, finalmente il corpo del guerriero Saiyan più forte della galassia è mio. E per di più è proprio il figlio di quel vigliacco d'un re. Non potevo chiedere di meglio. Ho la vittoria in pugno, realizzerò il piano di restaurare la civiltà Zufuru. E in quanto a Goku, ci sarà una bella sorpresina ad aspettarlo al suo rientro sulla Terra. Lo farò fuori con le mie stesse mani. Sotto il controllo di Baby, che intende impossessarsi degli umani e farli diventare suoi schiavi, come ha già fatto con Gohan, Goten e Vegeta. Goku deve tornare al più presto. Soltanto lui è in grado di salvare il destino dell'umanità.